La Basilica di San Pietro e Paolo ha visto tra le sue mura un funerale quanto mai inconsueto. Il mondo del porno italiano ha dato infatti oggi il suo ultimo saluto a colui che ha cambiato radicalmente il costume del bel paese, Riccardo Schicchi. Ad omaggiare il rivoluzionario, il genio, ma soprattutto l'uomo, Rocco Siffredi, Ilona Staller e l'ex moglie Eva Enger, vicino al marito, fino al suo ultimo giorno. Per me era papà, era tutto. Poi allora colgo l'occasione di ringraziare, fate bene fratelli, che sono stati molto carini, che ci hanno fatto stare tutto il giorno insieme, l'ultima ora insieme a lui e le due infermiere, Roberta, Claudia, Rosaria, basta. Perché lui era così speciale? Perché era lui, perché lui era unico, non c'è un altro come lui, ma non sarà nemmeno, perché era gioiosa, adorava vivere, era attaccata alla vita, era la persona gioia in sé. Posso chiedere una delle ultime cose che le ha detto? Ha detto che aveva molto paura, ho chiesto di che cosa, visto che lui non aveva mai paura di niente e non aveva coraggio di dire, perciò ha detto di non esserci più e che voleva stare al compleanno di Riccardino tra poco, una settimana. Va bene. Riccardo Nicolò Schicchi, morto lo scorso 9 dicembre a causa di una grave forma di diabete, era un produttore, fotografo, regista, ma soprattutto un tale scout attivo fin dagli anni 70 nella pornografia italiana. A lui si devono le carriere di Cicciolina e della scomparsa Moana Pozzi, tra le prime a riconoscerne l'estro e la spregiudicatezza. Con Riccardo noi abbiamo iniziato la nostra avventura nel 74 in poi fino all'89. Insomma, è emozionante, insomma, è una cosa terrificante, non riesco quasi a parlare di trovarci adesso a seppellire. E dare un ultimo addio a Riccardo. Insomma, è stato molto in gamba, è una persona fantastica. Abbiamo navigato insieme nel sesso, abbiamo fatto per la libertà sessuale tutto ciò che abbiamo potuto fare. Non l'ho mai visto triste, anche nei momenti più difficili. Grande forza di volontà. 2 anni fa l'ho visto completamente cieco, gli ho detto ma adesso come fai? Non cambia nulla, non vedo ma vado avanti, la passione è tutto. Grandissima forza di volontà. Io credo che lui sia stato il vero sdoganatore del porno in generale, veramente di questo moralismo che abbiamo in Italia, molto bigotti e tutto il resto. È stato lui a vedere, e poi è siciliano, attenzione, non è che sia per dire di Milano, non lo so. Dalla Sicilia con furore, Riccardo, number one. E fu proprio l'incontro con la Staller negli anni 70 a dare una svolta alla sua vita. Con lei lanciarono la prima trasmissione radiofonica nella quale si parlava di sesso, fino all'arrivo sugli schermi della TV di Stato con la messa in onda del primo seno scoperto nella trasmissione C'era due volte. Sempre con la Staller, Schicchi avviò nell'83 Diva Futura, un'agenzia per modelle e modelli del mondo dell'erotismo. Nel 90 fonda il Partito dell'Amore, un esperimento parodia dei partiti politici tradizionali. E proprio quel mondo politico al quale per un breve periodo è appartenuto ha voluto disertare il funerale dell'uomo che ha cambiato per sempre il modo di pensare e vedere la sessualità in Italia.